Che bello, ho subito accettato, non ho manco chiesto quanto mi pagheranno. Gli ho detto fai tu, fratello, perché sono i ragazzi con cui mi facevo un sacco di canne in accademia, cazzo. Oh no. Ho parlato di canne proprio quando Dario mi ha condiviso questo. Ho visto, ti stavo aspettando perché sei in ritardo di 6 minuti. Sei in ritardo di 6 minuti. Però adesso non è importante, no? Perché sei tu ad essere in ritardo, non sono io, vero? Pezzo di merda, testa di c***o, senza darmi una dignità. Una dignità senza darmi. È il momento, ragazzi. Torna Talent Scout. Per vostra gioia e mio assurdo fastidio. Pronto? Puoi ripetere? Puoi ripetere? Imbecille, come stai? Ah, lo ripeti proprio, sei con tutto il coraggio e la... Dai, parla bene. Con tutto il coraggio e la... Puntini, cosa? È la diffidenza. È la diffidenza. Abbiamo cominciato a ridicolizzarmi davanti a tutti. Allora, ho trovato già il target. Sono arrivato in ritardo perché mi scappava forte forte la pipì. E no, poi... eri già in ritardo. No, ti ho visto dall'inizio. Non mi vedo per c***o, sei in ritardo sempre. Di un quarto d'ora se non mezz'ora. Adesso non fare... Adesso mi chiami pure coglione. Allora, aspetta, visto che devo fare la cosa. No, devi ascoltarmi un attimo. Dimmi tutto. Mi sono arrivati 3 sniff durante la giornata. La non prima facevi finta di niente e stavi facendo i c***i tuoi. Se... La seconda eri con qualcuno e poli e ti stavi facendo i c***i tuoi e facevi così di nascosto per farmi il dito medio. La terza stavi parlando di cinema e mi hai fatto di nuovo sniff. Mi hai dato del coglione, mi hai dato del coglione nelle storie di Instagram. Ma no, veramente No, mentre... quella è una conversazione che abbiamo avuto ieri. E io ti dico sempre, smettila di sottovalutarti. Volume scena troppo basso. Non perché mi sono reso conto che non c'era l'audio. Flippo, purtroppo devi recuperare l'audio dalla live di Dario. Sarà un casino. È tutta vera questa cosa. E non ti dico di scrinnare. Penso che è tutta vera. Abbiamo avuto tutto questa conversazione qua. Adesso tutto l'hai detto 4 volte tu e hai riso perché ti sei reso conto di fare quello che mi hai preso in giro fino a poco tempo fa. Quello Dario... che mi hai preso in giro! Insomma, non possiamo far vedere gli screen della conversazione perché perderemmo un sacco di occasioni soltanto. Dai, sto screen... facendo la chiamata di gruppo. Va ciao. Bene, comunque, vabbè, ciao. Dai, dimmi, parliamone con lui che sicuramente gli interessa. Sì, dai. Sì, oppure fingerà di essere interessato perché non avrà altra scelta. Vediamo. Lui è un grande, lui è un grande. Sono tutti grandi, soltanto perché ci sta ascoltando, altrimenti sono tutti dementi. Ehi! Che cosa? Ehi, lo dice lui che sono tutti dementi, mica lo dico io. Ok. Lizard. Pronto? Ciao! Pronto? Oh, ciao! Pronto, ci siete? Mi sentite? Io pronto! Sì. Allora, mi sentite? Ascolta, certo. Sì, ti sentiamo, ma non ti vediamo, bro. Oh, che casualità! Che casualità, allora. È puro sarcasmo. Tocca a me. Tocca a me. Tocca! Per forza, no? Ma per stai cittadina. Zitto de me. Oh! Guarda, ti ha cacato in testa, è vabbè, zitto. Non mi ha cacato in testa, non zitto! Che zitto! Non sto zitto perché è un intervento. Oh, ma te la fai un po' meno di casino, porca troia. Ciao, benvenuto. Benvenuto Lizard nella nuova puntata di Talent Scout. Innanzitutto, grazie mille carissimi per avermi invitato. Grazie a te. Ma che è? Ma figurati. Io sono noi Mario Sturgnolo, piacere. Io purtroppo fai parlare. No, non vi conoscevo, voi non conoscete me, forse era meglio così, lo scopriremo adesso. Non è importante conoscersi prima. Anche perché ci siamo. Oh, ma ti stai un attimo zitto, Dario, ma vale, hai detto già una volta. L'importante non è conoscersi prima, perché in quel caso avremmo instaurato delle conoscenze di pregiudizio. Adesso siamo qua a conoscersi. Conoscerci davvero, non condividi? Ed è per questo che io, quando ho saputo, perché io scusate, non vorrei infastidire nessuno, perché dopo io sono una persona particolare, ho bisogno di tempo in generale, non voglio... Vedi, fai bene. Ci scommettevo il cazzo che dicevi una cosa del genere. Dicevi. Praticamente mentre stavo facendo delle cazzate, il caro Dario si è connesso, mi ha scritto se poteva intervistarmi, ho detto ciao Dario Mocia, non avevo assolutamente idea di chi fosse, poi vedo che c'è 10.000 persone che lo stanno a guardare, migliaia di iscritti e degli amici, mi ha detto guarda che uno streamer famoso, megoglioni, non potevo sapere. Allora, per tornare al discorso che faceva lui prima, certo. Le cose sono due, o mi informo e scopro chi è, oppure ho detto non me ne frega un c***o.
cioè, se no non vado a fare il pregiudizio, vediamo come va, si fa due chiacchiere. Perché, perché di solito, scusa, il tuo nome proprio di persona, se fossimo in un'analisi grammaticale, quale sarebbe? Di persona. Nome proprio. Allora, fondamentalmente tutti mi chiamano Lizard. Anche mamma mi chiama lì. Il nome di battesimo è Andrea. Andreone. Andreone, però, va bene. Però devi decidere da che parte stare. Se vuoi essere un conoscente, mi chiami Andrea. Se vuoi essere un amico, mi chiami Lizard. Va bene, Lizard. Lizard. Ma Lizard, da cosa deriva questo buffo soprannome? C'è l'H anche in mezzo, che è un po' particolare. Cercherò di essere sintetico. Okay? Come fai? Fai bene, come sai? Allora, no, perché qui va a finire che famo le 4. Che fa come, come non sai dovrebbe fare, non ho capito. Vabbè. Dai. In maniera veloce, io sono un ballerino, uno street dancer. Comincio a ballare a 5 anni nel 1981, quello che scoprirò poi essere l'hip hop. Mi troverò nell'89-88 in una palestra in Ancona, la città dove vivo io, certo, dove si scopre che esiste un posto dove addirittura le insegnano. Io già mi allenavo, ballavo per i miei, entro dentro sto posto come l'ultimo sfigato, quindi proprio ripudiato, il coglione del momento, perché tanto o eri lì e facevi o eri nessuno. Invece è arrivato lì, ho spaccato tra virgolette il culo a tutti già quando ero piccino. Nello spogliatoio un ragazzo, che poi diventerà un compagno di giochi, diciamo così, nel tempo, mi chiederà: come ti chiami? Io faccio Andrea. Lui dice: ma no, il nome di battesimo, il nome da B-Boy, da Breaker. Io faccio Lizard. Okay, Lizard, okay. Normale, viene, ecco perché poi anche c'è King Lizard, ma da Lizard King, non da Jim Morrison, ma da un videogioco dell'83 che si chiama Dragon Slayer. In questo videogioco, tra i vari boss, chiamiamoli così, perché era un gioco al laser. Scusa se ti interrompo, con le animazioni fatte da Don Bluth, della Don Bluth. Bravissimo, praticamente è come vedere un cartone animato della Disney, infatti giocabilità è zero. Sì, era molto zero, devi soltanto al momento giusto schiacciare dei tasti. E nel trailer c'era questo personaggio, questo lucertolone con la corona, lo scettro e il giubbetto, quello tutto da re, diciamo. E quando mi ha chiesto il nome, ci ho avuto sto fulmine a ciel sereno di questa immagine che c'era la scritta. Quindi King Lizard, e ho detto Lizard. Quindi non eri preparato. L'89 adesso è stato quello. Tranne che poi nel 2004 ho cominciato ad andare all'estero a fare i battle, a vincere le gare fuori. Lizard, detto in anconetano. Poi invece in americano, in inglese, dice Lizard. Lizard, come personaggio di Spider-Man. Sì, però senza la cosa H, quella. Questa cosa per me era insopportabile e ho detto, allora siccome noi eravamo fissati con i film hardcore, you know what I mean, e quindi ha detto, sai figa cosa, la Liz, fica, insomma. E certo, Liz Hard, e quindi adesso fuori mi chiamano Lizard. Ma senti, Lizard, questo era il gesto della sintetica chiusa. Ti volevo chiedere, a parte se Dario sta a posto, perché prima si è alzato e ha fatto una faccia che non esisteva. Io sono libero, non mi devi romper Scusa se veramente questa volgarità becera da pezzo di merda che non sa l'educazione. Lizard, non c'entra nulla la ferocità, stai calmo. Quando hai parlato di Dario Moccia, hai visto che c'erano questi spettatori, eccetera, hai parlato di non arrenderti al pregiudizio. Ma quindi tu, quando hai visto una persona con una proporzione di spettatori così ampia, ti sei portato a pensare male con pregiudizio o hai pensato semplicemente un'occasione? Da che sponda sei? Perché di solito qualcuno di piccolo ha del pregiudizio verso le persone che hanno tutto questo bacino d'utenza. Hai pensato, in breve, che fosse un coglione o che fosse una persona simpatica? Allora, fondamentalmente non ho potuto pensare niente, perché non avevo niente sul quale basarmi, quindi ho detto ok, so che è uno streamer famoso, ha un sacco di follower. Poi del perché ce l'ha, non lo so. Però cosa è successo? Siccome mi ha seguito, l'ho seguito, è andato live, ho detto vabbè, comunque voglio vedere un attimo di che cosa parla. E sono capitato a guardare mentre parlava con i ragazzi di cinema, di Roman Polanski, ho detto questa roba che mi piace, è interessante. Sì. Poi io ho il mio modo di vedere. Allora, io ho 50 anni, non so, ragazzino. Però ho vissuto un tempo dove io facevo delle cose fuori dal coro e i vecchi dicevano ma che cazzo stai facendo, e poi invece è diventata addirittura lavoro, business, vita. Quindi adesso quando vedo giovani che faccio cose che magari non condivido, però capisco c'è un potenziale, c'è cose che magari io non capisco, non condivido, però è il loro territorio. Quindi per dire,
non ho idea, sicuramente farà cose serie, sicuramente farà anche grandi cose, perché i giovani tendenzialmente vogliono intrattenimento, no? Quindi magari parlerà, non lo so, di film, di videogiochi. È un canale abbastanza serio, divulgativo. Ma fai un po' tutte le cose, Dario. Sia parli di Miyazaki, sia dici che hai cagato nell'astropuzzo siderale. Cioè, non è... fai entrambe le cose. È giusto dire. Pazienza. No, a parte gli scherzi. Cioè, ma non ti sai nemmeno spiegare, porca. Eccolo là. Sì, a parte gli scherzi, il Lizard, questo ragazzo Lizard riesce a connubiare sia le cose serie, sia le minchiate, sia le cazzate. Se posso permettermi, certo, io ho una grande stima, a prescindere, per ragazzi, mi permetto di dare dei ragazzi, potrei essere sicuramente se non vostro padre, vostro zio, perché comunque quello che fate è un lavoro del c***o, cioè a stare ore e ore davanti al computer a parlare per forza con la gente che non comunica con te, scrive. Ho detto qualcosa che non dovevo, ma forse troppo. No. Quindi fondamentalmente io vedo un sacco di gente che si collega continuamente anche soltanto per postare videogiochi, contenuti tutti i giorni, tutte le ore, lì a casa. È comunque un lavoro, è stressante, è una gran rottura di coglioni per me. Quindi io stimo sempre chi si prodiga, a prescindere su cosa si prodiga. E quindi c'è questa stima sicuramente. Poi quello che fate sono cazzo. Ogni mercato c'ha la sua location, io non disprezzo niente. Incredibile quello che è appena successo, magari poi ti spieghiamo dopo, ma prima di tutto voglio imboccare Andrea, la strada che hai iniziato, oppure semplicemente Dario mi parla di sopra, mi manca di rispetto e ti fa la sua domanda, su, vai, Andrea, forza. A parte, potremmo parlare ore e ore della tua città ancora, tra l'altro dove è stata scoperta. Se sei carino, se mi chiamassi Lizard. Scusami, veramente. Cagando in testa. Stavolta non ti sparassi in bocca. Succedendo, oddio, hai lanciato una granata, cioè... raccolta di baci. Ah, ok. Io lo afferro, Lizard. Citazione all'Antonio Albanese. Comunque, Lizard, hai per caso fatto un bocchino ai baci che ti ha mandato Lizard, Dario? Mai più e mai poi. Mai più e mai poi vuol dire che una volta è successo. Comunque vai pure con la domanda, cioè, vai. Lizardone, senti, ti volevo chiedere questo, ti volevo chiedere un'altra cosa. Ora, potremmo parlare ora della tua città, Ancona, dove è stata scoperta di recente una tigre da dente a sciabola per intera fossilizzata. Ma io ti voglio chiedere, di cosa ti occupi precisamente te? Prosta? Allora, no, faccio tante cose. Principalmente sarei insegnante di danza, ballerino, performer. Poi, andando avanti con l'età, mi sono rotto i coglioni di fare da badante bambini, fondamentalmente un po' quello il discorso. Nel mente, se vuoi vivere con la danza, fondamentalmente devi fare la puttana. È una cosa normale, non è niente di sbagliato. Nel senso, devi venderti. Saper fare le cose bene non sempre porta guadagno. Perché? Perché magari quando te vai a fare lezione faccio per dire adesso, senza pretese, ma per rendere un concetto, se vai a fare lezione con Bruce Lee, le lezioni di Bruce Lee sono di un certo livello, servono allievi di un certo livello. Gli allievi più normali possono scazzarsi, rompere i coglioni, non sentirsi all'altezza, prendersi male. E lo stesso Bruce Lee non ha voglia magari di fare il babysitter, ha voglia magari di trasmettere concetti, cose che lui ha messo anni per imparare, eccetera, eccetera. Premettendo che Bruce Lee è morto poi, tra l'altro, no? Sì, vabbè, ma era una condizione ipotetica, cioè, scusa. Lo sa benissimo. Fatto che è morto. Stare che io nel mentre, per bilanciare, tenuto i piedi in due staffe, quindi cambiavo diversi lavori per potermi permettere di fare le cose come volevo io. Attualmente quindi io faccio danza. Hai mai guidato una piroga? Come? Hai mai guidato una piroga? No, non che io ricordi. Guarda, Lizard, ho una domanda che è letteralmente, cioè che sta all'importanza come la voglia di drogarsi sta ai vicini di Nanni a Pisa, però prima vorrei dire una cosa a Dario. Ho controllato tigre dai denti e sciabola Ancona ed è una fake news, per quanto la chat abbia riempito di tigrozza di Dio, scusate. La tigrozza di Ancona, eccetera, non esiste nessuna tigrozza dai denti e sciabola. Ok, allora cerchiamo di non sparare e basta. Lizard, era a Bologna, scusasse. Che sei diventato? Cioè il mio amico d'infanzia Luca? Lizard,
Non ho detto Sandro, ho detto Luca deficiente. No, ovviamente non sto parlando con te, Lizard, non mi permetterei mai, è lui il deficiente. Lizard, cioè, ma te ci potresti fare vedere dei passi? Cosa cioè, tipo una lezione base? Beh, allora, la base, senza allora, la R. Adesso, volevo sinceramente, no. Non è giusto, dire. Ah, no, sì. No. Però tendenzialmente io faccio effetti, robotica... c'è uno stile proprio che si chiama animation, dove praticamente io divento pseudo finto. In che senso? Tipo un cartone animato? Questo? Cos'è? Quello oddio! Che... oddio! È come se fosse disarticolato! Ma poi sta continuando ad ampliare la sua velocità. Oddio, si è rallentato. Oddio, la butta nel puzzo. Oddio, no, stanno usando qualcosa. Ecco. Merda, pazzesco! Per come dire, no, Lizard, senza musica non rende. No, se io mi faccio il discorso del ballo serve la musica di un certo tipo, perché poi faccio Dario hai smesso, ha staccato immediatamente la musica, ti sei alzato quando già si era staccata. Siediti, faccio musica, non c'è... produco musica, mixo, faccio il DJ, faccio performer, e però come lavoro d'appoggio faccio il lavoro più bello del mondo secondo performer! Me okay. Che il cassamortaro part time, il cassamortaro part time, metti davvero? Quindi spezzi le ossa dei cadaveri per farli entrare nella no, bara? No, non faccio la vestizione, arrivo o li vado a prendere per portarli alla casa funeraria oppure li accompagno nell'ultimo viaggio. Senti, quindi non hai problemi con i morti? No. Cioè ne hai visti un po'? Comunque. Ne hai visti un po'? Sì. Ma certo. sembra che tutti stessi... 118. Qual è la tua tipologia di morto preferita? Non sono ancora riuscito a fare una... di domanda. Esiste una tipologia di morto. Morto è morto. Vabbè, magari uno che muore col pene eretto fa ridere, cioè, perché comunque ma cioè, è impossibile, ma come ti permetti? Ma che argomento è? Uno morto ma non può avere il pene. Hai rigor mortis, il famoso rigor mortis. No, perché c'è un novantenne, magari pianesco. È un'altra cosa. Capito, cioè, è una battuta il chiaramente. Adesso sono io il coglione. Lui che ha detto tipologia dei morti. Vabbè, che è sta cosa? Cioè, vabbè. Il pene eretto di prima. Comunque, a parte questo. Ho capito, ma ti sei drogato, Dario? Cioè, Dai. Allora, se tutte e tre. Figlio novantenne, e il novantenne brucia un terzo della pensione per una escort, è lì che ne scoppia la valvola mitralica e muore. E si blocca. Io però arrivo dopo. Ti arrivi quando il pene è ancora eretto o quando già è finito? No, quando è stato sistemato, chiuso, impacchettato e messo sdraiato. Perfetto. Per non dar fastidio, diciamo così. Certo. Ma questo Lizard, che è un ballerino professionista, specializzato in una sua specifica arte, che comunque il suo lavoro artistico fringere, è completamente... Fringere. No, faccio il c***o che mi pare, perché è la mia prima domanda, porca c***a, non farmi bestemmiare davanti a tutti. Poi era carina come la stava esponendo, cioè mi è piaciuto. Finalmente qualcuno che non mi umilia davanti a tutti. Posso fare una cazzo di domanda? Uno che fa il cassamortaro come lavoro. E poi, no vabbè, non è un'offesa, è il suo lavoro. Cioè, uno che fa il cassamortaro, chiedo scusa, abbasso la voce. Il cassamortaro, ok. Il cassamortaro nella vita. E poi fa anche il ballerino. Quindi ha sia il lavoro statico sia il lavoro dinamico. Ah, ho capito, gli vuoi chiedere se ha mai ballato in una bara. Certo. No, non gli voglio chiedere. Jujutsu Kaisen. Gli voglio chiedere cosa. Potere delle stelle. No, cos'era Davide? Io non dico più. Scusami. No. Scusa, a chi lo chiedi? A lui, certo. Perché io invece puoi trattarmi come cazzo ti pare. Io non faccio più la domanda. Dai, Mario, scusa. Siamo in tre, Dario. Non si sentono gli altri. Quindi, che di gruppo vuoi richiamare? Tra l'altro lui non ti ha inculato di striscio. Voglio capire cosa pensi, perché ovviamente se sei qua su Twitch vuoi... ti sei incazzato? Non sei incazzato con un mostro? No. Sei incazzato? Amore? Ah. Amore cazzellavo? Chi è? Che cazzo è? Cosa? No. Non tu no. Lizard. Ho visto che mi volevi ammazzare. No, ho visto che... non lo so, hai digrignato i denti in un certo... No, proprio se me lo sono immaginato. Io Dario. No, tu, Lizard. Ah no, scusa, ma io c'ho una faccia da c***o mio, non c'ho faccia. No, ma Lizardone ancora. Io sono stronzo natural, non c'è niente di male, lo so, non è cattivo. No, semplicemente mi sono cagato addosso, Lizard. No, ero concentratissimo, dicevo, vai. Tu se sei su tu e non sei... Ah, ok, no, ho sbagliato un'altra volta. Nel caso in cui tu... Ok, questa, ok, non mi spavento più. Nel caso in cui tu sei su
vuol dire che pensi di poter essere utile e unico in una causa, in un contesto. Come questa esperienza Cassamortaro, ballerino professionista, si tramuta nel medium tuo? Cosa ti rende speciale rispetto a tutti gli altri talent che avremmo potuto trovare... Scorreggiato? No, Lidia. No, cioè, fai delle facce allucinanti. Cosa mi rende speciale? Ma purtroppo penso nulla. Cioè, fondamentalmente io ho una mia vita privata in tanti anni di attività, danza, eccetera. Ho fatto le mie cose, ho avuto i miei successi, sono stato di fronte a platee enormi, fa parte del passato. Adesso so su... Poi se vai sul canale mio c'è proprio un trailer che lo spiega. Allora, io sono uno che piace fare esperienze, imparare le cose. E imparare anche semplicemente a far funzionare i macchinari, le tastiere, le drum machine, i programmi di mixaggio, di montaggio. C'ho il green screen, devo imparare il green screen. Sei un arruffone. Sì, io metto le mani dappertutto, sono un ricercatore su tutto, studio di tutto, so parecchie cose perché... Sei uno che va un po', no? A cercare, sì. È incurioso. Io se mi fai domande parlare, io rispondo, cioè... Poi se le cose non so, sto zitto. Insomma... Sei uno che va a scoprire, un archeologo. È la stessa cosa che hai detto 10 secondi fa. Poi se vuoi ti spiego anche il perché c'ho sto trauma. Il morale della faccenda, il concetto è... Negli anni ho fatto un sacco di cose, sono una persona priva di entusiasmo. Ho provato entusiasmo, è lunga la faccenda, ho detto che volendo potremmo fare le 4. Questo entusiasmo è riapparso magicamente quando sono riuscito a togliermi uno sfizio che era un piccolo sogno nel cassetto e un piccolo tarlo che avevo che prima o poi dovevo fare, che era l'avventura della LIS, la lingua italiana dei segni. Buttate fuori! No, sono rispondi, io. Buttate fuori? Ci sono persone gentili che mi stanno facendo dei follow sul canale. No, che perché sono arrivati a Roca. Stai calmo, va, che mi sembri un c***o di bambino dell'asilo. L'hai buttata di fuori, Lizard? Rispondi, c'entrava con il discorso? Nel caso in cui fosse fuori contesto, potresti dirgli di stare zitto una volta nella vita? Qualcuno gli può dire di chiudere quella merda di bocca? No, scusa, ogni tanto se la prende con gli ospiti, ma non so perché. No, me la sto prendendo con te. Però, ho mutato il fatto apposta, mi sentite? No, ma non me la prendevo con te, Lizard, me la prendevo con Dario, perché ti ha detto buttata de fuori. Ma... Comunque, l'avventura della lingua italiana dei segni, perché ti immagina, dagli anni 80 ad adesso, so più dei 40 anni di... espressione, sai, la danza, il movimento è espressione. Ho fatto a Cagnara, scusate, parlo magari in anconetano, ho litigato con tutto il mondo perché internet mi ha dato la possibilità di avere a che fare con i miei idoli del cinema, dei video musicali. Io ho parlato con tutti, i famosi li conosco tutti, ci ho interagito con tutti, mi conoscono, con molti ci ho litigato per comprendere e capire delle cose, dei passaggi anche storici, certo, che riguardano la danza, eccetera, eccetera. E insomma si parla di ricerca di movimento, studio del movimento, comprensione dello stile, l'espressione, e poi scopri, è campo di musica, ok? Poi scopri che c'è un modo per comunicare in totale silenzio, perché esistono i sordi, persone che non possono sentire, sì, ma che facendo dei movimenti precisi hanno significati precisi, e quindi possono, con i segni, con le mani, con i miei movimenti, comunicare realmente con qualcuno. A me sta cosa mi ha mandato via di testa. Sono proprio totalmente impazzito. Era anni che lo volevo fare, ma al tempo un corso base di primo livello costava tipo 2.500-3.000 euro. E io non sono abbiente, i soldini non mi escono dal culo, tra virgolette. Quindi, amen. Poi il Covid ha costretto la gente ad aprirsi finalmente verso lo smart work, nel senso verso c'è internet, non c'è bisogno per certe cose di essere lì fisicamente, basta stare qua, ok? Quindi sta cosa è stata pompata, quelli dell'ENS, che sarebbe l'Ente Nazionale Sordi di Ancona, che organizza i corsi, che cosa ha fatto? Ha tagliato di netto i costi. Come? Ha tagliato l'ENS, non l'avevo sentito, scusami. Pensavi che l'ENS avesse tagliato i fondi ad Ancona? Perché puoi fare un corso con l'insegnante online,
e quindi non devi rimborsargli delle spese, le fa da casa. Molta comodità. Gli allievi non si devono spostare per venire in una sala che tu affitti. Sono online, non dalla città, dalla provincia, da tutto intorno. E insomma il costo è crollato a tipo a 600-700 euro. E ho detto... Come si dice ano? Come si dice ano nella lingua dei segni? Buco del culo? Non lo so, in realtà. Ah. Però se vuoi ti dico come si dice... Vai! Come si segni. Ma scusa, ma va a fare questo? No, perché è la LIS. La lingua, cioè, c'ha tutte le cose sue. Com'è, com'è? Completo se mi dico così. Ta ta ta. Ta ta ta. Ricordiamoci però che la cosa importante, a parte i segni, è comunque il labiale. I sordi comunque usano il labiale. E diventa come praticamente guardare un film con i sottotitoli. Cioè, c'è la skill che con un occhio guardi i sottotitoli e con un occhio guardi il film, no? Lì è uguale. Con la panoramica guardi i segni, ma poi guardi il labiale, perché ci sono dei segni che lo stesso segno vuol dire quattro parole diverse. Dipende dal contesto della frase e dal labiale. E energia come si dice? Lo sai? Energia no. Premettiamo questo. Io ho fatto il primo livello. Mm-hmm. Ah! Ce ne sono... Vabbè, ok. Sì, energia è sicuramente al secondo o al terzo. Ce ne sono tre. Poi c'è l'assistente alla comunicazione e l'interprete. Sono centinaia, tra virgolette, di ore. Io ho fatto solo il primo livello. Ma siccome io ho una skill di un certo tipo, perché vengo da 40 anni di imparo tutto per i cavoli miei, ma soprattutto di non parlato in altre cose, fotografica e spaziale, per il quale ogni lezione io tutti i segni che vedevo li memorizzavo e li scrivevo, e a fine lezione mi facevo il video. Quindi noi nel primo anno, la mia classe, per colpa mia, perché poi io ho fatto aprire un gruppo Telegram parallelo dove li aiutavo a ripetere i segni, a rimetterli in ordine, eccetera, noi abbiamo fatto 1600 segni il primo anno, che invece di solito ne fai tipo 200-300. Ma mi sembra che tu ci abbia una testa allucinante, cioè l'imparare. Cioè, a proposito di teste, conosci Poli? Perché lo sapevo che arrivavamo a... No, no, non c'entra nulla. La sua è una testa metaforica, nel senso che un tipo con tante idee. Poli ha una testa quadrata del c***o. E questo che intendeva. È un nostro amico che si chiama Testa Quadra, lo chiama Dario, perché non ha rispetto per nessuno dei suoi amici. Io ho rispetto di tutti. Sì, sì, lui è libero. E questo Turbo grazie per il follow dato a... No, Turbo appena followato il nostro amico Lizard. Grande Turbo Troia. Secondo te chi è la Turbo Troia della vita? Manda un po'. Ma vai a fare in culo, ma che razza di domanda? Sei te la Turbo Troia? Ok. Sì, Lizard. La Turbo Troia della vita? Sì. Definiscimi Turbo Troia. La persona che si svende per tutto e in tutto solamente per un proprio tornaconto. Tornaconto senza la C, però in questo caso sarebbe, cioè, cosa aspetta, c'è? Quello sta riflettendo. Sì, ma io chiedo a te mentre lui riflette. Turbo, in cosa sta? Purtroppo non ho un nome specifico, però ti posso dire che sicuramente una delle figure più conosciute in questo campo è la politica. La politica è una turbo bello. Anche perché la politica attuale, cioè il personaggio politico attuale. Va bene, perché è un mix tra comando e marketing. Quindi se il vento tira giallo, sono giallo, se il vento tira blu, tira blu. È il mondo del business che manovra quel tipo di business, perché alla fine la politica è business, ma di quella tipologia lì. Ma se arrivasse davanti a una al volo così. Ma se arrivasse davanti a te Dio e tu avessi tre... È più facile che mi presenta Batman. Tre secondi, arriva Dio, tu sei ateo, convinto, però arriva Dio e ti dice io sono Dio, fa pa e ti spunta un escargot dal palmo della mano proprio a te, quindi è chiaramente Dio se fa una cosa del genere e ti dice cosa ti piace. Appare. Tu, quando ti chiede cosa ti piace, cosa gli rispondi? Il bowling. Lo sai. Non lo sai, lo sai gli rispondi. No, gli dico lo sai. Se mi appare Dio, mi fa una domanda, sei onnipotente, onnisciente, lo sai già. Ha cagato in testa a Dio, non a me in questo caso. No, cioè... no, a te che ha fatto la domanda di merda, dai. No, perché la domanda? Grazie per difendermi, a quanto pare non riesco ad avere un momento. No, però sicuramente non credo nei supereroi, insomma. Certo. Corriere preferito? Personaggi di fantasia. Come? Corriere preferito? Corriere? Sì, sì. Nel senso quelli che ti consegna i pacchi? Sì.
Oddio. Ma come quello che ti consegna i pacchi? Non intendevi il giornale? Il Corriere, nel senso tipo TNT, UPS, sta gente qua. Stiamo parlando veramente di Corrieri? Ma non so, ho avuto delle buone esperienze con Bartolini qui da noi. Ma da noi no, è meglio FedEx e DHL, se non avessi in mente. FedEx? Alla fine FedEx, le categorie non FedEx, esistono, è sempre un problema di persone, quindi dipende chi è che fa il Corriere oggi. Amazon stesso, non è che c'è il Corriere Amazon, è un Corriere che lavora per Amazon, ti capita quello buono e quello no. Ok, ok. A parte Corrieri, hai una domanda, Dario, di tipo esistenziale o comunque qualcosa che faccia conoscere meglio il nostro ospite, Lizard? Rispondo a qualsiasi cosa. Certo, se tu avessi quattro orecchie, sarebbe utile secondo te o sarebbe accessoria come cosa? Vabbè, abbiamo sparato la domanda del c***o, va bene. Ma no, perché è fattibile. Allora, quattro orecchie, contando quel con due, sei l'unico modo per poter sentire in stereo. Forse se ce n'avessi cinque, una molto sensibile ai bassi, potrei sentire in surround. Ah. Per la forza. Per la forza, che vuol dire per forza in spagnolo, che è una delle frasi più disgustose che abbia mai sentito nella mia vita ormai. Mi viene sempre da vomitare a sentirla. Senti, Lizard, io ti vedo un animo battagliero, guerriero. Mi sembri una persona che a livello di profilo... Non... di fascismo. No, no, non parliamo di fascismo. No, okay, battagliero scusami. Nel senso... Cioè, mi sembra... Ma che il fascismo, siamo veramente nel meta del fascismo quest'anno? No, senza che cosa, stai zitto per favore. Ah, ok, pensavo, Barcia Concerto è meglio. È solo apparenza, molta gente pensa, ah, te sei un tipo guerriero, te sei uno che vuole, cerca le sfide, io voglio vincere facile, io non ci voglio... Gli italiani! Non dirlo, Lizard, qualunque sia la tua idea, non dire quella cosa e non ripeterla, per favore. Ti ha fatto Sono schiavo della pigrizia. Chi non lo è? So cosa c'entri, ma comunque... No, non so cosa c'entra. Sono alquanto confuso da questi ultimi 15 secondi. Sai che io ho fatto teatro, Lizard? Io ti ho detto che soltanto ho fatto teatro. Io in realtà non voglio sfide, non ci voglio fare un c***o e poi sono vittima della pigrizia. Un attore teatrale? No, lui fa hip hop. Te l'ha detto, fa danza. No, volevo dirgli che io faccio teatro. Pezzalo. Ho fatto anche teatro un po', sì. Ho fatto tutto, c'è avuto tempo, ragazzi, ho dedicato la mia vita a imparare delle cose. Per fortuna, grazie a chi mi ha supportato, me l'ha reso possibile. Chi è la cosa che... Vai, prego, vai. Qual è la cosa che hai imparato? Qual è la cosa che hai imparato che ti ha colpito di più? Da un punto di vista etico, morale, diciamo mentale o dal punto di vista pratico? Che no, che fisico. Che eri lì, hai visto questa cosa? Porco di... Cioè, hai capito? Proprio, oh, ma sei impazzito? No, sei stupito da quella cosa che hai visto. Ma bestemmiato? No, di. Non lo ricordo, perché ormai non so talmente... ho talmente capito come funzionano certe cose che praticamente non mi stupisce quasi più nulla. Non ci credo. Comunque ho perso l'entusiasmo per tutto. Lizard, ma veramente non ti stupisci o è una di quelle... Ma che sei diventato? Il morto di cui parlavamo prima? Pikachu! È la seconda volta. Questo è Dash di Pokémon Revolution, una cosa. Mi sono scordato la domanda, porca t***a, mi sei sfuggita la domanda, porca t***a, quello mi sei sfuggita, sì, ed è colpa tua. Tu mi stavi dicendo, ma come, te davvero non ti entusiasmi più vero, non oppure, ti di nulla? Oppure è, grazie mille, oppure è una di quelle cose che... Io sono Alberto Sordi. Vabbè. Se lo è... Mi sento dentro una YouTube poop, sinceramente. Cioè, No, chiedimi quello che volevi. Ok. Hai fatto così, però non ok. Sì, ve l'ho detto che cioè, non c'avete idea. Noi veramente famo le 4, le 5, poi ricominciamo da no, esce da fare un batto oxide. No, capire, aspetta un attimo. Posso fare la domanda io? Cioè, per non c'è forza. Non c'è una cosa che ti stupisce davvero o aspetti un momento in cui potrai dire la frase famosa del sai non mi stupiva più niente ma questo? Qual è l'ultima cosa che ti ha fatto dire una cosa del genere? L'eccezione signore, signori, che ha fatto la regola? Alba De Usanio! Dove sta?
Chi è? Guarda, carissimo, non ho niente, la più pallida idea. Ma come no? Dove sta Io ti Alba? Posso dire che mi sono reso conto ad un pranzo in silenzio, fatto con gente sorda e gente segnante e ospiti, è stata una cosa organizzata a Macerata, una città vicina ad Ancona. Sono stato invitato perché c'era dei ragazzi del corso, sono andato lì e io ho paura di dilungarmi troppo, però devo fare un piccolo flashback di questa cosa. Io sono finito, il nostro corso del primo livello è stato elogiato in maniera incredibile dappertutto. Noi eravamo una classe fantastica, io tiravo dietro tutti quanti, eravamo proprio un team, io mi sono fatto un culo che non puoi capire, segnare tutto, controllare, fare i video, mettere in ordine, blablabla. E il secondo livello non l'hanno organizzato, ci ha lasciato tutti per strada. È il Vaticano. Ah no no no, Macerata ha detto, Macerata. Non è andata avanti la cosa, a me sta cosa mi ha fatto come una lepre inferocita. Che le lepri ferocite, se si sono terribili. Ah, perché ti stavo per chiedere qualcosa sulle lepri ferocite. Tu non sai niente. Non sai niente. Le vedi dal vivo, io, è impressionante. Però, bellissime creature. Ma vai a fare in culo. Proprio mi ha fatto a morte. Che succede? Vado a questo pranzo. E quando vado a questo pranzo, a un certo punto c'era il tipo della loggia del Rotary Club, quello che era che aiutava ad organizzare. Che ci, a un certo punto ci dice: ok, adesso alziamoci in piedi. Suoniamo l'inno italiano. L'inno italiano. No, ho sbagliato. Questa è una canzone. Di vino della serie, vabbè, facciamo questa pagliacciata. Che succede? Viene chiamata una ragazza che sta vicino a me, che è sorda, interprete, e incomincia a segnare l'inno italiano. Fratelli d'Italia. Ah, ma con la lingua di segno. Testa. Io così. Io mi trasformo in un bambino quando vedo queste cose. E lì ho capito che ero incazzato come una bestia. Non perché ci hanno fatto finire il corso, ma perché mi hanno tolto l'unica cosa che mi faceva provare entusiasmo da qui a 20 anni, suppongo. Ma quindi ti sei trasformato in un bambino metaforicamente parlando? Cioè non hai preso le sembianze di un bambino? No, questo non lo faccio mai davanti alle persone, perché so che potrebbe creare un trauma di un certo livello. Sono cose che si fanno in separata sede o con le persone giuste, se serve l'ambiente, ma a prescindere di questo. Ah. Mi sono accorto trasformare in un bambino. Sono accorto di provare un entusiasmo estremo. Oggi sto ripassando, perché siccome è stato tutto abbandonato, ma io ho fatto tutti i video, ho detto: sai cosa, lo faccio su così, magari qualcuno vede, impara, perché io non sono andato a fare sto corso per lavorarci, farci i soldi, diventare te, a me non me ne frega un c***o, io voglio sapere le cose e volevo sapere sta cosa, e secondo me è una cosa figa che mi piacerebbe, per dire che anche voi la poteste sapere, mi piacerebbe farvelo fare. Quindi io non sono insegnante, non sono qualificato, non so neanche tutto quello che dico, probabilmente metà sbaglio, però è una figata pazzesca. Io vorrei cercare di descrivere quello che hai appena detto, perché non ho capito se ho capito bene. Il tuo ultimo momento dove ti sei emozionato è stato quando questo tuo amico sordo in una cena ha interpretato Fratelli d'Italia con il linguaggio dei segni, e a te ha provocato un'epifania da bambino che ti ha dato una soddisfazione unica, soprattutto conseguente alla delusione lavorativa didattica che hai avuto con tutta quella gente là. Quindi in un certo senso tu hai cominciato a intraprendere il non parlare come la reale comunicazione più sincera, più smaltita di inquinamento tossico umano che tu potessi trovare, giustos? Fino a quando hai cominciato a buttarla sul hai trovato il modo di parlare in silenzio, fino a, prima di quello era tutto corretto. Ok, poi era una puttana, cioè una cosa che potevo anche evitare. Un po' troppo, mi piace sapere le cose, sapere i segni, sapere. E che succede? Se io vedo o scopro qualcosa di nuovo, io provo entusiasmo. Che ragazzi, allora vi spiego una cosa, se mi posso permettere di fare il presuntuoso, lo posso fare con chi mi conosce, voi non mi conoscete, quindi devo cercare di mettere un po' le mani avanti.
quando passi una vita a studiare le cose per cercare di comprendere come funzionano, e arrivi a un certo punto che non ti dico che le scopri tutto, ma ti avvicini a sapere come funziona, è come andare al cinema per vedere un film che già conosci. L'entusiasmo scompare perché? Perché già sai. Sai come va a finire, sai quali sono le alternative, sai che può succedere se è bianco o nero o grigio, se succede questo perché questo, trrr, è una serie infinitesimale dei calcoli, dove poi non ti stupisce più niente perché, certo, era ovvio, me lo aspettavo, se non è questo è questo, oppure questo, tutto chiaro, dato di fatto. Trrr. Quindi, quando nella vita non c'è più niente che ti dà un po' di stupore, te saresti, in realtà saresti un animale biologico fatto per andare in giro e catturare informazioni ed elaborarle. Ah. Questo è l'unico vero senso della tua vita. E quando te le soluzioni, tra virgolette, le hai già lette tutte. Cioè, sicuramente voi siete persone che guardano cartoni animati, i manga, ok? No, scusa, no. Leggono i manga, magari guardano gli anime, anime, sì. Animation. No. Animation. Perfetto. Mi annoiano terribilmente. Sono la sua vita. Si vede anche dallo sfondo, giustamente. Ma sono la sua vita. Ora, tu, per sicuramente, perché sennò spengo subito tutto, sicuramente saprete cos'è One Piece e lo seguirete, vi farete delle paranoie sulle teorie incredibili. Eh? Sì, io molto sono. Mi occupo tanto del è mio. È vero o no? Sì. Calma. Che calma. Se tu non leggi il manga, ti guardi l'anime con un certo entusiasmo. Ma se non ce la fai e vai a leggere il manga, o magari anche prima gli spoiler del manga, perché non puoi aspettare, oh, poi no. La puntata in anime, sì, te la guardi, ma non c'ha quella verve, perché sai già. Buonanotte, Rizzar. Ciao, scusa, ciao, buonanotte. Se n'è andato? Ha lasciato soltanto a noi, ma tornerà. No, non penso. Penso che. No, ma è bellissimo così. Però capisci, è vero o no? Oh, sì. Scusa, adesso che magari non ci sento, com'è che ti chiami che non mi ricordo? Mario Sturniolo. Mario? Sì. Giusto? Sì, sì. Quindi ciao, Mario. Ciao, Lizard. È stato un piacere. Ciao. Allora, Dario è sicuramente nel suo canale che se la ride. No, e adesso vado anch'io. Vado. Quanto se la ride Dario? Ma la faccia nostra, sicuramente. Vabbè, comunque è stato bellissimo, è stato un piacere. Spero di rivedervi e risentirvi al più presto, perché comunque è stato piacevole. È stato un piccolo momento di celebrità su internet per me. Ringraziate tutti. Dario! È tornato. Ciao. È tornato. Perché si è dimenticato la frase finale. No, è giusto. Mi piaceva come chiusura. Vabbè, è tornato tutto. Welcome back, ladies and gentlemen. Allora, ragazzi, questa puntata di Talent Scout finisce qui. Ringraziamo Lizard, ringraziamo Mario che ha rovinato la gag. E soprattutto ricordatevi sempre questo, ragazzi: nessuna droga. Ma che è lì? Era lì. Vabbè, cioè, non è tizio qualunque, visto la messicana. Scusa, come può essere? Com'è possibile che abbia il tizio qualunque dietro? Com'è possibile? Perché io c'ho la webcam tramite OBS, no? No, sì, chiaro, ma vabbè. Ricordatevi, nessuna droga potrà essere potente quanto il sapere. Grazie Lizard, veramente. Alla prossima. Vabbè, quella è il mio. Ciao Lizard, ciao. Buonanotte. Ciao, sentiti libero sempre. Ciao. Ciao Lizard. È stato un piacere condividere questo momento di celebrità con voi, tutti carissimi, carinissimi che mi hanno followato, non so per quale motivo, loro non sanno. Oh. Però è stato bello così, spero che ci sentiremo. Alla sì. Prossima. Alla prossima Lizard. Ciao. Puoi tranquillamente uscire dalla chiamata e via. Ciao. Un personaggio che viene da un'altra dimensione. Sì, sì, sì. La pillola, la famosa pillola rossa. Con hai capito? Anni dietro. Sì. È stato abbastanza irreale. Io spero che Flippo prenda tantissimi zoom di tante cose, perché ha fatto delle facce veramente.
come al solito parlo da solo io. No, no, è cascato qua, mi sei rotto. Che ti sei rotto? Mario? Non ho capito cosa hai detto. Hai detto dopo che fai? Ah, leggo Homunculus, primo volume. Okay. Sì. C'è un bel matto te, eh. No, non sono matto, cioè ho il cervello ancora fuso da quello di cui abbiamo parlato, non ti saprei dire, non ti saprei riassumere una risposta che ha fatto. Tra l'altro mi sento anche un po' osservato perché quando se n'è andato ha cominciato a descrivere quello che facevi, quindi in questo momento immagino che ci stia ascoltando. E vabbè, oh, d'altra parte è così. Non staresti un po' esagerando con iperforza? Ma non è che ne ho sparato tanti, eh. Oh, bro, non mi ricordo una singola domanda che hai fatto. Ricordo soltanto che a un certo punto hai parlato di puzzi e di cose. Anzi, sono veramente contento del fatto che tu non abbia fatto il classico reminder che hai un pene, visto che ce lo ricordiamo tutti che ce l'hai. Io, Mario, io so a posto, guarda. Non ti ho chiesto se stai bene o se stai male. Ti ho ripreso bene. Per... Non mi interessa. Io libero, eh. Ho capito. C'hai delle novità? Io gioco ora. Io CTR, eh. Ma a me che c***o me ne fotte? Che c***o me ne fotte che giochi a CTR? Io turbo ora. Dario, hai perso un pezzo di cervello. Cioè, no, veramente, ho bisogno di fare una conversazione normale, perché ho vissuto nell'etereo nell'ultima ora. Io gioco. Va bene, no, mi stai veramente sul c***o. Adesso, smettila, finiscila. Hai visto l'ultimo di One Piece? L'ho letto. Ma che è sto tono da intellettuale, da culturato, di sicuro di sé? Cioè, Io leggo, te? Sì, leggo. Lecchi. La minchia, lecchi. Leggo. Ora leggo, no, l'ho fatto prima pure prima. Cavite, ti sei inventato che ho detto lecco. No, te lecchi. Che cosa lecco? Te lecchi, eh? Io ma leggo. Siamo in terza elementare, cioè, ma veramente, ti riprendi, bro. Ma poi a un certo punto ti sei alzato e l'hai ascoltata ad alta voce con col cosplay dei genitori di Tom e Jerry. Ascolta. Inventati quello che devi dire dopo questo ascolta, perché ogni volta che mi devi dire ascolta non c'è nulla da farmi ascoltare. L'hai letto. Ti è piaciuto. Sì, sì. Naso quello, grosso. Il mio? Boia. L'hai notato adesso? Naso quello. Hai talmente normalizzato che non c'è bisogno più di prendermi in giro coi verbi? Verba team. Ma ti sei dimenticato i verbi oggi? Non lo so, sei indeficiente. Agnese ha detto di guardare Telegram. Perché? A te, non lo so. Un reel di Instagram? Ho capito dove va a parare, sono delle persone che fanno una challenge per passare col naso, per passare il bilanciere attraverso il naso, e ci sarà uno col naso grosso che non passa, e quindi è un modo per dirmi col naso grosso. Io auguro ad Agnese una notte insonne. Avuto il cancro! Ora che cosa vuol dire? Che non si può scherzare su Agnese perché ha avuto il cancro? Allora ce l'ho avuto anch'io, e allora smettete di prendermi in giro, tutta l'Italia, smettete di prendermela in giro perché ci ho avuto un cancro io. Lei cancro, eh? Ho capito che hai avuto il cancro e ti sto dicendo che questo non vuol dire che adesso non si possa mandare a fanculo. Che? Che? Agnese ha avuto il cancro e adesso io la prendo in giro comunque. Anche perché tutta questa protezione verso quelli che hanno avuto il cancro, quando si parla di me, non ce l'hai mai avuta. Non è che puoi prediligere soltanto tua moglie e poi a me puoi umiliare. Allora ti dico, ho avuto il cancro e smettiamo di divertirci, no? Cioè, in questa maniera dobbiamo rinunciare. Ah? Eh? Che c***o hai detto? Testa di c***o. Nulla. Cerchiamo di non sciuparci delle occasioni soltanto perché magari qualcuno ha avuto il cancro. Cioè, lei giusto? Il cancro. Lei ha avuto il cancro, non è il cancro. Lei cancro vuol dire che è un cancro. Non è un cancro, Agnese, è una persona. Sì. Poi abbiamo detto tantissime volte cancro, è pure una parola spiacevole. Possiamo dire anche avvocato, causa, mamma.
tante parole possiamo dire. No, guarda, hai fatto praticamente una parte della, della reazione a catena. Agnese che tumore io, eh? Tumore io è? No, Agnese, ti posso assicurare che non sei un tumore, ma che anzi sei una guerriera perché l'hai sconfitto. Dai, diciamo. Guerriera lei. Tu lo sai che c'è a casa mia un reperto di un pugile con la mia faccia di 8 anni. Alla Gio GTR, dai. Ciao, ciao, ciao. Dario. 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 Dario, torna un secondo, era interessante. Era un aneddoto interessante. C'è un aneddoto che volevo raccontare. Vabbè, allora lo racconto a voi, tanto cosa potrebbe andare storto. Che ci sono...